è nascosta fra le lontane montagne del Galles. Robin Heath, scrittore e ricercatore del posto, è un vero appassionato dei misteri di Stonehenge e degli antichi britanni. È emozionante venire quassù. È la terra dei miei antenati, la culla della cultura britannica. Da 20 anni Heath esplora questi luoghi studiando le varie caratteristiche delle rocce. Qui c'è qualcosa di interessante per le nostre ricerche. In più casi, tra una roccia e l'altra sono incastrati enormi cunei di pietra. Qualcuno in passato deve averli utilizzati per cercare di tagliare la roccia. E c'è una prova ancora più decisiva del fatto che queste rocce siano state tagliate. È evidente che alcune rocce sono state tagliate. Sono anche stati ritrovati degli utensili in pietra che pare servissero per squadrare le rocce prima del trasporto. Gli utensili, risalenti all'età della pietra, provano che queste rocce venivano lavorate nella stessa epoca in cui a Stonehenge apparvero le pietre blu. Ma la prova che, in assoluto, sembrerebbe confutare la teoria del movimento dei ghiacciai si trova proprio a Stonehenge. Intorno al monumento, nella vasta distesa di Salisbury, non ci sono altre pietre blu. Ma quale ghiacciaio deposita solo alcune rocce immense senza lasciare nessun'altra traccia del suo passaggio? La conclusione più probabile: furono proprio gli antichi abitanti dell'età della pietra a trasportare le rocce. Il che solleva un'altra domanda: come ci riuscirono? Lo abbiamo chiesto a un indiscusso esperto nella gestione di grandi progetti di costruzione. Un uomo appassionato sia di ingegneria edile che di archeologia. Un ingegnere qualificato con un forte interesse per Stonehenge. La mia grande passione per le antiche costruzioni deriva dal mio lavoro e dal mio interesse per la storia. Come tanti altri, mi sono sempre chiesto come ci sono riusciti. Tra i moderni progetti di costruzione negli Stati Uniti e Stonehenge sono passati 4.000 anni. Gli strumenti usati non potrebbero essere più diversi, ma i principi di base continuano ad essere gli stessi. Per prima cosa dobbiamo osservare la struttura. Oggi, terminato un lavoro di costruzione, disponiamo di disegni che ci dicono esattamente come è stato realizzato il progetto. Nel caso di Stonehenge, ovviamente non abbiamo i disegni, ma ci basiamo sulla struttura stessa. Attraverso l'osservazione della struttura di Stonehenge, Smells ha cercato di ricostruire le fasi principali del lavoro di costruzione. Fase 1. Portare i materiali sulla zona di edificazione. Fase 2. Capire come usare il materiale per creare la struttura. Fase 3. Calcolare quanta manodopera è necessaria. Sulla base di queste tre fasi, è forse possibile capire come fu costruito Stonehenge. Prima fase, reperire i materiali. Per le pietre di Sarson il compito è alquanto facile. Si pensa che provengano da una zona a 32 km da Stonehenge. Come fecero gli antichi britanni a trasportarle? 10 anni fa, una squadra di ingegneri cercò di scoprirlo. Con l'aiuto di volontari, una slitta di legno e grandi quantità di grasso, spostarono una roccia di 40 tonnellate di un centinaio di metri. Niente rispetto ai 32 chilometri percorsi dagli antichi britanni. Ma ancora più difficile fu trasportare le pietre blu per quasi 400 chilometri. Dai monti del Galles, da dove furono estratte,
fino alla piana di Salisbury. Robin Heath ha una sua teoria a riguardo. Un ingegnere penserebbe a trasportarle sull'acqua. Se a quel tempo fossero riusciti a raggiungere il fiume Clyde, avrebbero potuto trasportarle via acqua quasi fino a Stonehenge. Ma queste popolazioni erano in grado di trasportare sull'acqua delle pietre di 4 tonnellate? Esiste un modo per testare la fattibilità di una simile impresa? Bisogna costruire un'imbarcazione. Ma di che tipo? I reperti archeologici dimostrano che le popolazioni dell'epoca utilizzavano vari tipi di imbarcazioni. Le più diffuse erano delle specie di canoe ricavate dai tronchi delle querce. È possibile che le pesanti rocce di Stonehenge siano state trasportate proprio su queste canoe. Una scoperta effettuata nel 98 nella cava di Shardlow, nel centro dell'Inghilterra, sembra dare una risposta. Un'esondazione del fiume Trent portò alla luce quello che solo apparentemente era un vecchio tronco d'albero. Lì dove un tempo scorreva un fiume, emersero i resti di una canoa dell'età del bronzo. Cosa ancora più interessante, la canoa conteneva un carico davvero inaspettato, un blocco di roccia di mezza tonnellata. È logico pensare quindi che le pietre siano state trasportate su delle canoe. Ma ciò richiede alberi di grandi dimensioni. Fortunatamente, in una foresta di latifoglie, dei guardiaboschi stanno tagliando delle vecchie querce, perfette per fare una canoa. Ora che abbiamo il tronco, dobbiamo ricavarne un'imbarcazione. Ci viene in aiuto Damien Goodburn, esperto di manufatti antichi in legno. Ciò che stiamo cercando di realizzare è una barca in grado di trasportare le pietre, che abbia grande galleggiabilità e stabilità. In pratica prendiamo due canoe e le colleghiamo l'una all'altra con una semplice piattaforma di pali. Poi qui sopra metteremo la pietra. Nel complesso, la realizzazione pratica non è del tutto facile, ma dovrebbe funzionare. Con gli strumenti giusti e l'aiuto di qualche amico, Goodburn prevede che la barca sarà pronta in 2 settimane. Attento alle dita. La squadra dimostra che realizzare la barca con le tecniche impiegate all'epoca non è affatto impossibile, ma di certo l'operazione richiede molto tempo. Per velocizzare il lavoro viene utilizzata una motosega. La barca è quasi ultimata e sta per essere sottoposta a un importante test. Riuscirà a trasportare delle pietre grandi come quelle di Stonehenge? Per provarlo, abbiamo bisogno di una roccia di enormi dimensioni. Poiché i Monti Preseli fanno parte di un territorio protetto, un masso dello stesso peso delle pietre blu è stato fatto saltare da questa cava di granito. Poi, con una gru, il masso è stato posizionato su una slitta di legno. Improvvisamente la squadra si rende conto della difficoltà dell'impresa.
La canoa appena realizzata non è in grado da sola di reggere il peso del masso. È quindi necessario utilizzare un'altra canoa costruita da Goodburn 14 anni fa. La squadra deve ultimare il lavoro prima che finisca l'alta marea, altrimenti non sarà possibile calare in mare la barca. Il piano è di far scivolare la barca su dei tronchi unti di grasso fino a farla arrivare in acqua. Una buona idea, in teoria, ma nella pratica sembra proprio che Goodburn abbia sottovalutato il peso non solo della roccia, ma anche della barca. Uno, due, tre! Alla fine, dopo qualche tentativo, la canoa inizia a spostarsi. Forza, tirate! Ma poi si ferma. Inoltre c'è il timore che il pontile non sostenga la barca, che pesa circa una tonnellata. In questo punto mi sembra poco stabile. Non sono sicuro che regga. Complicata quest'età del bronzo. Uno, due, tre! State tirando? No, guarda, con questa sto spingendo. Pronti? Con la speranza che il molo regga, la squadra si appresta a dare l'ultima decisiva spinta per calare la canoa in acqua. Goodburn spiega ai suoi aiutanti come salire a bordo. Tieniti ai bordi. Il varo non è stato certo dei più eleganti, ma la canoa galleggia perfettamente. Non c'è tempo da perdere. Ora la squadra deve provvedere a legare le due canoe. Ma una di esse sta affondando. I membri della squadra però non si scoraggiano e fanno dei buchi nei lati delle canoe per legarle l'una all'altra. Una volta legate le canoe, la squadra si prepara a posizionare la pietra sulla barca. Bene, pronti? Uno, due, tre! Temendo che la pietra scivoli troppo velocemente, Goodburn cambia tattica. Al tre date una lieve spinta. Uno, due, tre! Niente da fare. Prendete un bastone, dobbiamo fare leva. Finalmente la pietra comincia a muoversi lentamente verso la barca. Poi viene fatta scivolare su un ponte inclinato che consentirà di posizionarla a bordo. Attenti al palo. Goodburn spiega come rilasciare le funi della slitta su cui poggia la roccia. Allentate da questa parte. Ma qualcosa va storto. Rilasciate. Goodburn non se n'è ancora reso conto, ma la slitta su cui poggia la pietra ha continuato a scivolare e si è incastrata sotto i pali, sui quali invece avrebbe dovuto poggiare. Quando Goodburn si accorge dell'accaduto, la marea è già iniziata a calare e viene improvvisato un piano di emergenza. Bene, attenzione. Adesso dobbiamo cercare di riportarla su. L'idea è di riportare su la slitta, riposizionarla e rimuovere il ponte prima che la barca si arredi. Al tre, uno, due, tre! Forza! Tenetela! Fate esattamente come vi ho detto! Ora la slitta è nella posizione giusta, ma c'è un problema più grave. Una canoa sta imbarcando molta acqua. La crepa viene riparata.
dovrebbe resistere per un paio d'ore. Si pensa che provengano da una zona a 32 km da Stonehenge. Come fecero gli antichi britanni a trasportarle? 10 anni fa, una squadra di ingegneri cercò di scoprirlo. Con l'aiuto di volontari, una slitta di legno e grandi quantità di grasso, spostarono una roccia di 40 tonnellate di un centinaio di metri. Niente rispetto ai 32 chilometri percorsi dagli antichi britanni. Ma ancora più difficile fu trasportare le pietre blu per quasi 400 chilometri, dai monti del Galles, da dove furono estratte, fino alla piana di Salisbury. Robin Heath ha una sua teoria a riguardo. Un ingegnere penserebbe a trasportarle sull'acqua. Se a quel tempo fossero riusciti a raggiungere il fiume Clyde, avrebbero potuto trasportarle via acqua quasi fino a Stonehenge. Ma queste popolazioni erano in grado di trasportare sull'acqua delle pietre di 4 tonnellate? Esiste un modo per testare la fattibilità di una simile impresa? Bisogna costruire un'imbarcazione. Ma di che tipo? I reperti archeologici dimostrano che le popolazioni dell'epoca utilizzavano vari tipi di imbarcazioni. Le più diffuse erano delle specie di canoe ricavate dai tronchi delle querce. È possibile che le pesanti rocce di Stonehenge siano state trasportate proprio su queste canoe. Una scoperta effettuata nel 98 nella cava di Shardlow, nel centro dell'Inghilterra, sembra dare una risposta. Un'esondazione del fiume Trent portò alla luce quello che solo apparentemente era un vecchio tronco d'albero. Lì dove un tempo scorreva un fiume, emersero i resti di una canoa dell'età del bronzo. Cosa ancora più interessante, la canoa conteneva un carico davvero inaspettato. Un blocco di roccia di mezza tonnellata. È logico pensare quindi che le pietre siano state trasportate su delle canoe. Ma ciò richiede alberi di grandi dimensioni. Fortunatamente, in una foresta di latifoglie, dei guardiaboschi stanno tagliando delle vecchie querce, perfette per fare una canoa. Metri. Niente rispetto ai 32 chilometri percorsi dagli antichi britanni. Ma ancora più difficile fu trasportare le pietre blu per quasi 400 chilometri, dai monti del Galles, da dove furono estratte, fino alla piana di Salisbury. Robin Heath ha una sua teoria a riguardo. Un ingegnere penserebbe a trasportarle sull'acqua. Se a quel tempo fossero riusciti a raggiungere il fiume Clyde, avrebbero potuto trasportarle via acqua quasi fino a Stonehenge. Ma queste popolazioni erano in grado di trasportare sull'acqua delle pietre di 4 tonnellate? Esiste un modo per testare la fattibilità di una simile impresa? Bisogna costruire un'imbarcazione. Ma di che tipo? I reperti archeologici dimostrano che le popolazioni dell'epoca utilizzavano vari tipi di imbarcazioni. Le più diffuse erano delle specie di canoe ricavate dai tronchi delle querce. È possibile che le pesanti rocce di Stonehenge siano state trasportate proprio su queste canoe. Una scoperta effettuata nel 98 nella cava di Shardlow, nel centro dell'Inghilterra, sembra dare una risposta. Un'esondazione del fiume Trent portò alla luce quello che solo apparentemente era un vecchio tronco d'albero. Lì dove un tempo scorreva un fiume, emersero i resti di una canoa dell'età del bronzo. Cosa ancora più interessante,
la canoa conteneva un carico davvero inaspettato. Un blocco di roccia di mezza tonnellata. È logico pensare quindi che le pietre siano state trasportate su delle canoe. Ma ciò richiede alberi di grandi dimensioni. Fortunatamente, in una foresta di latifoglie, dei guardiaboschi stanno tagliando delle vecchie querce, perfette per fare una canoa. Ora che abbiamo il tronco, dobbiamo ricavarne un'imbarcazione. Ci viene in aiuto Damien Goodburn, esperto di manufatti antichi in legno. Ciò che stiamo cercando di realizzare è una barca in grado di trasportare le pietre, che abbia grande galleggiabilità e stabilità. Ma poi si ferma. Inoltre c'è il timore che il pontile non sostenga la barca, che pesa circa una tonnellata. In questo punto mi sembra poco stabile. Non sono sicuro che regga. Complicata quest'età del bronzo. Uno, due, tre! State tirando? No, guarda, con questa sto spingendo. Pronti? Con la speranza che il molo regga, la squadra si appresta a dare l'ultima decisiva spinta per calare la canoa in acqua. Goodburn spiega ai suoi aiutanti come salire a bordo. Tieniti ai bordi. Il varo non è stato certo dei più eleganti, ma la canoa galleggia perfettamente. Non c'è tempo da perdere. Ora la squadra deve provvedere a legare le due canoe. Ma una di esse sta affondando. I membri della squadra però non si scoraggiano e fanno dei buchi nei lati delle canoe per legarle l'una all'altra. Una volta legate le canoe, la squadra si prepara a posizionare la pietra sulla barca. Bene, pronti? Uno, due, tre! Temendo che la pietra scivoli troppo velocemente, Goodburn cambia tattica. Al tre date una lieve spinta. Uno, due, tre. Niente da fare. Prendete un bastone, dobbiamo fare leva. Finalmente la pietra comincia a muoversi lentamente verso la barca. Poi viene fatta scivolare su un ponte inclinato che consentirà di posizionarla a bordo. Attenti al palo. Goodburn spiega come rilasciare le funi della slitta su cui poggia la roccia. Allentate da questa parte. Ma qualcosa va storto. Rilasciate. Goodburn non se n'è ancora reso conto, ma la slitta su cui poggia la pietra ha continuato a scivolare fino ad essere gli stessi. Per prima cosa dobbiamo osservare la struttura. Oggi, terminato un lavoro di costruzione, disponiamo di disegni che ci dicono esattamente come è stato realizzato il progetto. Nel caso di Stonehenge, ovviamente non abbiamo i disegni, ma ci basiamo sulla struttura stessa. Attraverso l'osservazione della struttura di Stonehenge, Smells ha cercato di ricostruire le fasi principali del lavoro di costruzione. Fase 1. Portare i materiali sulla zona di edificazione. Fase 2. Capire come usare il materiale per creare la struttura. Fase 3. Calcolare quanta manodopera è necessaria. Sulla base di queste tre fasi,
è forse possibile capire come fu costruito Stonehenge. Prima fase: reperire i materiali. Per le pietre di Sarson il compito è alquanto facile. Si pensa che provengano da una zona a 32 km da Stonehenge. Come fecero gli antichi britanni a trasportarle? 10 anni fa, una squadra di ingegneri cercò di scoprirlo. Con l'aiuto di volontari, una slitta di legno e grandi quantità di grasso, spostarono una roccia di 40 tonnellate di un centinaio di metri. Niente rispetto ai 32 chilometri percorsi dagli antichi britanni. Ma ancora più difficile fu trasportare le pietre blu per quasi 400 chilometri, dai monti del Galles, da dove furono estratte, fino alla piana di Salisbury. Robin Heath ha una sua teoria a riguardo. Un ingegnere penserebbe a trasportarle sull'acqua. Se a quel tempo fossero riusciti a raggiungere il fiume Clyde, avrebbero potuto trasportarle via acqua quasi fino a Stonehenge. Ma queste popolazioni erano in grado di trasportare sull'acqua delle pietre di 4 tonnellate? Esiste un modo per testare la fattibilità di una simile impresa? Bisogna costruire un'imbarcazione. Ma di che tipo? I reperti archeologici dimostrano che le popolazioni dell'epoca utilizzavano vari tipi di imbarcazioni. Le più diffuse erano